Dattis si prepara i Ferrero. Grazie Presidente, buonasera Ministro. Io devo diciamo sollecitare l'attenzione su un tema che è stato già posto, perché è quello della questione delle scadenze fiscali e soprattutto quelle passate riguardanti le rottamazioni. È un tema che c'è, che esiste, non possiamo far finta che non ci sia, posto che tutti quanti siamo, credo che non ci sia nessun parlamentare qui dentro che sia per favorire i furbetti, quelli della evasione, i protagonisti dell'evasione fiscale o peggio ancora della elusione. Sicuramente siamo tutti d'accordo che il periodo di emergenza, che tra l'altro ancora non è terminato, comporta grandissime difficoltà e il confronto sulle scadenze delle rate non può non riguardare un intervento, del governo, sia, prima che dopo l'approvazione della legge di bilancio che è arrivata adesso in Parlamento, da partire dalla scadenza del 30 novembre. Sappiamo benissimo quali sono le difficoltà di spostare le entrate previste in un altro periodo, ma, e questa è stata la posizione di Forza Italia già rappresentata ufficialmente, noi riteniamo che sia necessario diluire quelle scadenze che si sono assommate, redistribuendole in maniera equa per far recuperare alle imprese, alle famiglie che non possono pagarle tutte quante insieme perché si sono appunto sommate, e così determinare un fisco, come si dice, amico, cioè un fisco che pretende che le tasse si paghino. Ma dà anche la possibilità in un periodo e per categorie anche, soprattutto che hanno subito l'emergenza, in periodo di emergenza appunto di venire incontro. Quindi, Ministro, la sollecitazione è che non si aspetti soltanto che siano i gruppi parlamentari a presentare gli emendamenti, ma che su questo ci sia una apertura del governo per venire incontro a questa esigenza. Grazie. Dattis, le scadenze fiscali, diluire le scadenze, e apertura del governo, sì, va bene, sì.